Ciao a tutti ragazzi, sono Alion e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi ci troviamo su GTA 5 Online, dove vi mostrerò come realizzare due costumi assolutamente spettacolari da indossare proprio questa notte, ovvero nella notte di Halloween. Ragazzi, la realizzazione di questi costumi è veramente semplicissima, quindi dovremo apportare pochissime modifiche al nostro personaggio. Quindi ragazzi, seguitemi ben attentamente. Iniziamo subito col primo. Ragazzi, state vedendo un costume assolutamente fantastico a parer mio, e si tratta della Evil Pumpkin. Ragazzi, questo è il simbolo di Halloween, quindi come non poteva mancare una zucca maligna vestita in modo molto molto elegante. Dovremmo apportare soltanto due modifiche al nostro personaggio. Quindi ragazzi, apriamo il menu interazione, andiamo su stile, accessori e poi su maschere. Dovremmo ragazzi indossare la maschera zucca maligna, ovvero la terza tipologia che ci offre il negozio di maschere vicino alla spiaggia, o meglio la terza colorazione di zucca. Dopo ragazzi dovremmo andare in un qualsiasi negozio di abbigliamento, andare su completi, completi colpo eleganti, ovvero il 22esimo slot. Quindi ragazzi confermiamo e dovremo acquistare questo abito. Portola, ragazzi, un abito veramente elegante con tanto di cravatta, ma la cosa che mi è piaciuta di più sono le maniche della camicia che escono dal vestito. Quindi ragazzi, assolutamente da non perdere questo outfit. Io vi consiglio di indossarlo proprio questa sera, perché come già detto è il simbolo vero e proprio di Halloween. Ecco a voi ragazzi il secondo outfit realizzato da me. Ragazzi, si tratta del macellaio assassino, gentilmente consigliato da un mio fan su YouTube. Grazie mille per avermi consigliato questo abbigliamento e io credo di averlo fatto nel miglior modo possibile. Ragazzi, dovremo apportare anche su questo outfit pochissime modifiche. Andiamo su stile, accessori, maschere. Ragazzi, dovremo indossare questa maschera, ovvero sacco insanguinato. Secondo me ragazzi questa maschera è veramente bellissima. O ragazzi, un'altra variante potrebbero essere tutte le maschere a busta, quelle a busta di carta ragazzi, dove si vedono soltanto gli occhi. Però ragazzi, secondo me quella sacco insanguinato è la migliore. Dopo ragazzi dovremmo andare in un qualsiasi negozio di abbigliamento, andare nelle parti superiori e poi andare in canotte. Dovremmo ragazzi acquistare canotta bianca, quindi una canotta veramente semplice, però secondo me è la migliore. Dopo ragazzi dovremmo andare in pantaloni da lavoro e dovremmo acquistare quelli da lavoro neri. Secondo me ragazzi questi sono i migliori, anche perché sono molto molto larghi e riprendono lo stile di un macellaio. Dopo ragazzi dovremmo andare in scarpe, in stivali, e dovremmo acquistare quelle con fibbia neri. Ragazzi, ci sono altre varianti, però secondo me questa è una delle migliori. L'ultima modifica ragazzi da apportare sono i guanti da chirurgo bianchi, che si troveranno negli accessori, proprio questi ragazzi che vi sto facendo vedere. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, con questo concludo. Io vi ricordo sempre di lasciare un bellissimo like, che mi date tanto tanto supporto ed è sempre gratuito. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Quindi ragazzi, noi ci ribecchiamo prestissimo, ciao a tutti da Alion.